Da quanto tempo non giravo un video e da quanto tempo non vedevate questo sfondo? Tanti, tanti, tanto, tanto tempo. Spero di essere a fuoco, in tal caso, sì, adesso lo sono. Vi chiedo scusa, ma è così diverso fare video, cioè è totalmente strano riprendere a fare video, ma è una cosa che mi sono ripromessa di fare, quindi cercherò di mantenere la promessa. Per chi non è interessato ad ascoltarmi parlare 2 minuti, tranquillamente vi segno qui il minuto esatto in cui parte il video, così che lo cercate. Per chi è interessato, voglio semplicemente dirvi 2 o 3 cosine, ossia che ringrazio tutti i nuovi iscritti, siamo a 1885, per me è davvero tanto. Cercherò di fare video, anzi, se avete qualche richiesta in particolare, scrivetemela qui sotto nei commenti, mi raccomando. Farò video di tutti i generi. Difatti, nel canale avete visto nell'ultimo periodo video riguardanti vita da mamma, che comunque continuerò a fare, ma seguendo una logica un po' più diversa, magari. E sicuramente ci saranno vlog, sicuramente ci saranno ricette, creatività, sicuramente. E in particolare, cercherò di fare video anche con mia figlia, ossia farvi vedere, mostrarvi un po' quello che facciamo, quello che evolviamo, insomma, non so, si vedrà, è tutto un evolvere la vita. E mi mostrerò sicuramente, perché mi mostrerò in quanto non è un mistero. Difatti su Instagram, se mi trovate con la ragazza con il codino, vi lascio scritto qui appunto il nome, ma vi lascio il link diretto nell'info box. Quindi seguitemi, dove sono molto più attiva, non è un mistero il mio volto, perché tranquillamente si riconosce, cioè, lì pubblico foto anche di mia figlia, del mio compagno, della mia vita in generale, quindi più o meno tramite le stories capite se sono a Napoli o sono a Milano, quindi tranquillamente non è un mistero nemmeno che io sia sempre a bordo di Italo. Quindi partiamo subito con il video. Così che appunto non sia un video monotono. Comunque vi ho detto queste news, però ecco, man mano i video cercherò di farli uscire con maggiore regolarità, e quindi sostenetemi, aiutatemi in questo, perché è davvero difficile coinvolgere lavoro, studio, l'essere mamma e YouTube, però spero di riuscirci. Allora, partiamo subito. Voglio precisare che la maggior parte delle cose sono state aperte e usate, e alcune non ve le mostro perché magari ne ordinate più di uno e queste sono le cose che devo mettere in valigia per portarmele via, e il resto rimane a Napoli, quindi ho fatto una divisione. Divisione in che senso? Ho ordinato questi calzini da AliExpress, di cui vi lascio nell'info box tutti i link se riesco. Dico se riesco perché dal cellulare ho l'applicazione, quindi è un po' più difficile scaricarla e riportare il link, però cercherò di farlo. In tal caso, comunque, ho scritto semplicemente i calzini, mi sono usciti questi qua, e ho preso il link del venditore che aveva, mi pare, 7 paia di calzini meno di 2 euro. Non ci credevo, sinceramente. E ho messo i colori random, solo che il venditore me ne ha inviati solo azzurri e rosa. Adesso io non so perché. Comunque, ho ordinato il 9 e mezzo, che deve corrispondere appunto al 40 che porto io, e devo dire che caldano benissimo. Appunto, metà li ho usati qua a Napoli e si lavano tranquillamente in lavatrice, non perdono il colore, non perdono niente e sono belli elastici. La cosa è che questi qua sono nuovi, non puzzano assolutamente. Quindi mi fa piacere, e all'interno sono fatti in questo modo qua. È un classico fantasmino, non è nemmeno tanto trasparente. Difatti, vedete, è bello doppio. E quindi questi qua sicuramente li acquisterò, magari vedendo qualche altro venditore, perché vorrei un po' più di scelta nei colori. Questi qua, cioè, è vero che se si perde il compagno abbiamo un altro compagno, però io che non perdo quasi i magazzini, preferivo qualcosa di più colorato, ma va bene così. Dobbiamo essere un po' più sobri perché adesso siamo mamme, quindi va bene così. Poi ho ordinato per il mio compagno e per la bimba che cresce questo qui, che dobbiamo ancora provare. Poi casomai vi faccio vedere una foto e quindi ve ne parlerò ancora. Dite che cazzo è sta cosa? Scusate.
Praticamente faccio prima dirlo e poi postavi una foto su Instagram, quindi seguitemi là. È un copri schienale per la sedia. Questo l'ho pensato perché la bimba va a crescere, ovviamente, come giusto che sia. E il mio compagno ci tiene particolarmente alle auto, queste cose qui, poi vi mostrerò tutto quanto, i modellini che ha, se vi piacere. E praticamente anch'io ovviamente, e dato che i bambini tendono molto spesso a sporcare gli schienali con le scarpe, ho cercato un metodo su AliExpress. Ho trovato questa bustina qui che praticamente va messa dietro lo schienale e costava 98 centesimi. Ne ho preso solo uno al momento perché voglio vedere se effettivamente fa il suo lavoro e come va messa, si aderisce bene tutto, quindi la proverò e vi farò sapere. Poi, questo non ve lo mostro. Questo non ve lo mostro. Non ve lo mostro e non ve lo mostro. È un completino. Ci siamo capiti. Poi, ho acquistato questo qui, che lo stavo anche aprendo, ma non lo stavo mostrando. Allora, essenzialmente dice la mela e brown pencil. Essenzialmente ho sformato le mie sopracciglia, mi devono ricrescere, in alcuni punti non stanno più crescendo e quindi sto utilizzando qui a Napoli un prodotto. Sopra però non avevo nessun prodotto ancora, quindi ho detto ma proviamolo, tanto è anche da borsetta finale nel caso che un ritocchino si può fare. Ed è essenzialmente una matita, queste qui che si girano. Ed è anche retraibile. Io l'ho preso il color brown, appunto, quindi marrone intenso, dato che sono i capellini neri, le sopracciglia. Allora, intanto la mina, cioè, o sono io che sono sfigata, ma la mina è arrivata tutto. E vabbè, è un problema delle poste, ma chi se ne scende lo stesso, è poco igienico, comunque va bene così. E dall'altro lato ha questa specie di pulisci biberon, non so come dirlo, questo scovolino, ecco, questo scovolino per pettinare le sopracciglia. Diciamo che l'idea non è male, è funzionale, però abbiamo questo problema della mina e colpa della posta perché non l'hanno nemmeno tanto imballato bene. Comunque vi faccio uno swatch. Quanto mi piace. Allora, innanzitutto non capisco questa punta triangolare a che cacchio possa servire. Questa qui è angolata, fa i peletti. Vedete, quindi ci sta il peletto perfetto. Pensavo, sì, mio padre chiama il mio cane. Perfetto, perché mi sta scendendo per la passeggiata serale. Pensavo che fossero waterproof. No. Non è un waterproof, ragazzi. Assolutamente no. Quindi la proverò col caldo perché mi incuriosisce parecchio. È bella matte, però ho paura che grondi a destra e a manca. E quindi amen. Però non è male. Poi è un pack veramente molto, molto, molto carino. Rimanendo in tema trucco, cerco di prendere un po' la mano. Intanto ho preso questo che è un blush. Allora, questo è lo 01 e vi lascio qui l'inci. Fate il fermo immagine, perfetto. Il pack è molto molto carino, è semplice, esce. Questo devo dire che era molto ben imbustato, infatti c'è più di bulla. E ultralight sembra tipo un blush di MAC, sapete, molto molto sfizioso. Infatti anche dal pack, se togliamo questa scritta qua, questa potrebbe molto molto somigliare a un blush di MAC, poi non so. E appunto si apre, è questo rosa un po' leggermente satinato, è come si vede in telecamera, sì, identico, un pochino magari più chiaro. Molto bella la cialda, mi piace che abbia la conchetta sopra, è carino il pack, molto semplice e quant'altro. L'unica cosa è che non scrive, cioè io sto qui a sfregarlo, c'è sul dito, perché sul dito c'è, ma scrive pochissimo. Penso che vada bene come illuminante o magari le mattinate in quadri di corsa, pucciate un po' il dito, le passate sugli occhi e via praticamente. Come blush, no? Anche se qui lo definisce un baked blush, quindi
cos'è il baked, ditemi voi cos'è il baked, lo definisce anche ultralight, quindi ma, vabbè, comunque lascia brillantini ovunque, ma andiamo avanti. Per il battesimo della mia piccolina, di cui man mano sto postando le foto su Instagram, ho ordinato questi qua, che sono i classici cazzi in bocchi, casi mia a dire, che si mettono i palloncini dentro e formano i palloncini il fiore, e vanno appesi e quant'altro. Ne erano 5, li ho pagati 1 euro e ci sono varie dimensioni, questa qui, poi c'è un'altra un po' più particolare, via dicendo. Ricordo i prezzi, sì, 1 euro, vi ho detto, meno di 1 euro comunque. E uno l'ho buttato, sono sincera, e l'ho provato. Non mi piace il risultato, non ho fatto nemmeno una foto perché era osceno, cioè era proprio osceno. Io non so se ero io, praticamente ho i palloncini che adesso andrò a mostrare perché li ho anche acquistati sempre da AliExpress, ma erano osceni, cioè non si poteva guardare. Quindi ci riproverò qualche altra festa e spero che riesca. Comunque, se vi può interessare, siete più bravi di me, su Ali li trovate a 1 euro. Poi andando avanti, sarà contento mio padre di dover svuotare un'altra volta il cestino. Ordinando questi, sono la vita, sono bellissimi. Allora, ho ordinato questi pennelli e devo dire che con le mie amiche abbiamo dibattuto molto sui pennelli. Infatti, abbiamo ragionato parecchio che i set di pennelli in alcuni casi non è un bene comprarli. Io ho acquistato questi qui da Miso perché, come ho detto, dividendomi tra nord e sud, mi sta qui perché altrimenti fa un rumore bestiale. Mi occorrevano dei pennelli da non portare avanti e indietro, ma da tenere fissi là. Quindi alla fin fine ho portato per questi. E devo dirvi la verità, sono molto molto carini. Allora, sono 2, 4, 6, 10 pennelli sotto i 2 euro circa. Allora, ce ne sono 3 che sono molto interessanti per la sfumatura. Molto carini, carinissimi, sono diversi. Inizialmente anche io pensavo che fosse questo, come mostrarlo, come fanno i makeup artist? Questo perde un pelo, questo è un pelo lunghissimo, perché questo è un pelo così lungo? Comunque ok, facciamo in questo modo qua, perfetto. Sembrano identici, sembrano, in realtà questo è tagliato dritto, questo è un po' più trasversale, come definirlo, un po' più obliquo il taglio, e questo invece è proprio quello classico che sembra tipo quello da Sephora e via dicendo. Non fa più del manico. Allora, appunto, prendo questo col pelo peloso perché non so perché c'è questo pelo peloso, questo pelo che ho provato a tirare dopo taglierò con una forbice. Allora, dicevo, sono molto molto morbidi, veramente tanto tanto morbidi, morbidissimi. Hanno la parte iniziale in questo finto oro che è bella dura, sì. Mentre il manico è essenzialmente plastica, sfaccettata, che vira dal mollo scuro fino ad andare in un rosa chiaro. E sul rosa abbiamo questa punta che non so a che serve, a meno che è da accecare, chi ti dice qualcosa mentre stai preparando. Comunque è molto molto carino come pack, non è per niente male, sono molto molto leggeri. Dicevo, oltre a questi 3 per la sfumatura, io non so perché c'è ancora le bustine, ma vabbè. C'è questo che sembra la pennellista di mio padre, che per tutte le stanze, mio padre lavora nell'edilizia, quindi usa a volte dei pennelli di questa forma. E vabbè, questo qui. Poi questi 3, no, questi 2, lingua di gatto. Essenzialmente, perché questo è rosa e questo è viola? Hanno le punte differenti di colori. Questo è un po' più sul violaceo, cioè questo è un po' più sul viola barra rosa. Questo è proprio viola. Comunque, lingua di gatto piccolina e corta. Sì, difatti, questo è anche più lo scuro di questo qua. Questo è più azzurro. Oddio, non ci ho fatto caso. Poi c'è questo qui che è per l'eyeliner, ma troppo ricciotto per me. Sinceramente, a meno che non ho gli occhi come in banga, non penso. E poi ci sono questi 3 che sono quelli che forse utilizzerò di più. Allora, partiamo da questi 2. Questi 2 sono cicciottosi, molto cicciottosi.
Uno è a punta e l'altro è un po' più stondato e li userò secondo me nella papera mobile, nella incavatura, perché io ho la papera cadente, quindi occorre infilare il prodottino là dentro per far uscire fuori il tutto. E questo qui che è tagliato in modo strambo ed è sempre cicciottoso, non so a cosa posso utilizzarlo, penso che il correttore lo andrò ad utilizzare in qualche modo, vabbè. Chi se ne è? Questi erano i pennelli. Poi, ragazzi, non mi dimentico, li metto a posto mentre faccio i video, perché sono una bimba, un casino. Intanto questo lo buttiamo. Dov'è il cestino? Non passo il cestino, aspetta un secondo. Vi ho detto che ho festeggiato il battesimo, e ho ordinato questo, che è un gonfiatore, e ho dovuto gonfiare un sacco di palloncini, quindi questo mi è stato davvero utile, ho pagato 50 centesimi, una di più, una di meno. I palloncini utilizzati erano questi qua, che sono, mi pare, 500, 400, non mi ricordo, ragazza, sono sincera. Ne ho anche tanti altri, però sono essenzialmente palloncini da gavettone. Sono molto molto leggeri e molto molto piccoli, quindi infatti ne ho dovuto gonfiare molti per far sembrare un po' più la scena, però l'effetto è stato grazioso, non è stato per niente cattivo. E nulla. Le ho pagate mi pare intorno ai 5 euro, quindi si poteva fare tranquillamente. E ne sono rimasti altri, quindi vedrò di sfruttarli per fare un po' di pratica con i caspitielli che vi ho mostrato prima. Poi andiamo avanti. I pacchetti sono aperti, ragazzi, perché essenzialmente i postini me li portano alla volta, quindi amen, li apro. Ah sì, la maschera. Allora, ho preso questa maschera, la Face Mask. Dio mio, questa con l'orso, insomma, Animal Mask Expresso, penso che si riferisca semplicemente alla faccia, ma non penso che sia a base di orso. Esiste una maschera a base di orso? Comunque, no, Green Tea Makes Skin Fresh and Bright Pretty as Ever, quindi penso che sia al tè, suppongo. Comunque dice di lavarci il viso, di prendere la maschera, di utilizzarla per 20 minuti, poi sciacquare. Insomma, vi farò una foto in cui indosserò questa mascherina qui. Quindi seguitemi su Instagram, pagata mi pare 1 euro e qualcosa. E in tessuto c'è tantissimo prodotto perché sento che è bella piena. Poi, bella buttata. Un'altra maschera, e questa mi è sorpresa tantissimo l'imballaggio, cioè addirittura il prurigo di questa maschera. Ed è la Dog Mask, Animal Dog Mask. Questa si poteva scegliere, io ho scelto il cane e non conosco quello che sia. Cioè, l'unica cosa scritta in italiano è il centella asiatica. Il resto è scritto tutto quanto in non so che cosa. Ma va bene così. No, c'è qua, c'è qualcosa. Amamelis virginiana. Camellia sinensis. Vabbè, comunque ormai ci mettiamo tutto in viso, quindi una maschera in più, una maschera in meno. Amen. Qui non dice il tè. Ah sì, dice 15-20 e questo penso che sia i minuti da mettere. Poi trasformi in un bellissimo cagnolino. Bau bau. Ultimo, ma non per importanza, è questo qui. Mi è arrivato in pochissimo tempo. Difatti su Instagram vedete anche la foto. L'ho pagata 5 euro ed è la custodia per la mia Instax Mini 9. È nera, classica, ha le ciappette qui per fare la foto tranquillamente e ha la sua catencina qui, sto coso, ce la possiamo anche togliere. E puzza, questo sì, puzza un po'. Ha nel retro qui una taschina, fate la foto, inserite qua perché deve stare al buio e via. Quindi è molto molto carina. E anche mettendo questo sulla taschina si può tranquillamente usare. Io adesso non so come montarlo più. No, arriva. Ci siamo qui. Ecco qui. E è fatto bene, ragazzi, non è fatto per niente male, quindi ci piace parecchio questa qui e spero di avervi fatto compagnia in qualche modo e ci vediamo al prossimo video. Ciao bellezza!